Parliamo di questa Italia che va a rotoli. No, come quando c'ero io al governo. Mi ricordo. Tutto il mondo ci invidiava un premier come voi. E TG4. Salutatemi tanto il direttore, Riferirò. Bene, cominciamo con una piccola domanda. No, signor TG4. C'era prima il TG3. Questo è TG3. Io sono TG3. Eh? Beh, io faccio TG4, voi non potete fare TG3. Che dici TG3? Che... Domanda. Premier, con questo fatto di questa nuova finanziaria, lo sapete che voi dovete pagare fino a 1 milione di euro di tasse in più? Lo è questo fatto? Certo. No! È uno scherzo! Questi comunisti vanno a Cilla! No! Ma vanno in coppa all'astica! Sì, a Cungendenne! Aggiustavate le antenne voi? All'inizio, poi ho fatto carriera e sono diventato il re delle televisioni. Bene. E questi comunisti mi hanno cacciato, io stavo al governo a così bello e mi hanno messo a Prodi. È piaciuto Prodi? È morattato voi? Che c'entra? È bellino Prodi, Prodi te ne faccio lo zico ben a rumena che a casa rompo cazzo. C'è quella fisionomia là, però è bellino e simpatico con quelle guanciotte. Mi ricorda Bracco Baldo, ricordate Bracco Baldo? Ma questa sinistra poi appena arriva si prende tutto. Tutto? Ah, il Presidente della Repubblica di sinistra, Presidente della Camera di sinistra, Presidente del Senato di sinistra, Presidente del Consiglio di sinistra. Dicette, però se non la smettete lo vanno pure la precedenza a destra. Tutti hanno avuto un incarico, tutti tranne uno. Chi? Fassino. Mi fanno a tenerezza, Fassino, ciao mamma. Fassino una passata di spirito è pronto per nicchi, vicino ciao. Effettivamente. Non ha avuto niente, non ha avuto nessun ministero, giustamente, chi lo voleva, ministro della salute. Parola vista mai a salute, Fassino. Fare un ministro della salute uno come Fassino è come se io nel mio governo avessi fatto ministro dell'economia uno come Tremonti. Non l'avrei mai fatto. Scusatemi se vi contraddico, ma voi l'avete fatto. Io? Quando una sera stavamo scherzando, chi l'ho perso le crude. Capisco, vabbè. Telefono. Rispondi. Telefono. Ultimo modello? Sì. Chi è? Emilio. Vuol dire tu? Sto bene, mi sto bene. L'operazione tutta a posto. Emilio, sto bene, ma tu non puoi chiamare ogni 5 minuti, sennò sto peggio. Va bene, basta, basta. Ma quando l'hai prestata una cosa, esordio, non so cazzo, mi lo vado. Capisco. Bene, dicevo... Un'altra volta. Ah no, è Tremonti. Rispondete. Giulio, dimmi. 32. 32. Che cosa le ha chiesto? 4 per 8.